sono persone che non si conosce, siamo estranei, non si capiamo con la lingua di parlarsi, certo che tranquilli. Non siete tranquilli. Conetta, un paesino di case basse nell'entroterra di Chioggia, con 197 abitanti. Da fine luglio ad oggi qui, nell'ex caserma militare, sono arrivati 416 profughi. Dicono loro di essere profughi. Questa gente che arriva, diciamo, non tutti possono essere persone normali o... Adesso siamo a 400 di loro, quindi siamo 3 a 1. Provi a immaginare. Ed eccola la caserma, è un'ex base missilistica. All'interno si vedono anche le tende blu che ospitano gli extracomunitari, là leggermente sulla destra, e si vedono loro che camminano all'interno della base. Proviamo ad entrare. Eccoli gli extracomunitari, i profughi sono seduti davanti all'ingresso di questa palazzina verde. Volevamo parlare con un responsabile, se possibile. Lei è il responsabile? Come facciamo a sapere che sono profughi? Di che vengono da zone di guerra? Dov'è un documento che dice questo? Ma noi non possiamo entrare qui? Il signore che si è qualificato come responsabile del centro ci ha fatto uscire, infatti adesso siamo fuori, lo vedete, siamo fuori dal cancello col filo spinato. E per saperne di più, per capire quanto tempo prima al sindaco è stato dato l'avviso dell'arrivo di questi profughi, andiamo a chiederlo proprio a lui. Gli arrivi oggi ammontano a un numero, secondo me, molto preoccupante, 416.